facevamo la processione al centro storico, mi ricordo che questa la processione dei morti, una sfilata che ricorda tradizioni che uniscono quello che una volta fu il regno, ovvero l'Abruzzo e la Campania, la radice comune, il culto dei morti e come vi ricordava prima Napoli, Natale a Napoli comincia dal 2 novembre. Ricorda queste figure che sono gli indici capricciati che stanno anche nel presepe napoletano e dopo li vedremo proprio come pastori con i fedeli di Napoli che ci porteranno a vedere proprio i pastori con gli indici incappucciati armati di fiaccole, come ha detto Antonio De Paoli. Adesso stiamo incamminandoci per via Benedetto Croce e ci fermeremo a Piazzetta Nilo, dove c'è la statua del Nilo, il corpo di Napoli, proprio per appunto ricordare quali sono le tradizioni condivise tra le due regioni, cioè tra l'Abruzzo e la Campania. E proseguiamo, perché vedete, cioè qua davanti al bar del nostro caro amico Pino Ristacco, tanta folla, tanti turisti e tanti napoletani che cercano di capire che cosa sta succedendo. Abbiamo sentito prima Peppe Cerroni, il suo padre di San Antonio, raccontare di che si tratta, che cos'è questa manifestazione. Questi che abbiamo qua davanti, che sono i zamponi da frutto, le zamponi da frutto, che vedete sono... giornata piena di turisti e di persone curiose che cercano di capire che cosa stiamo combinando qua al centro storico. Allora, ve lo ricordiamo noi che cos'è la processione dei morti: è una tradizione che riguarda il sud Italia, l'Abruzzo e la Campania, tant'è che queste figure di incappucciati sono anche sul presepe partenopeo. Infatti tra poco andremo a San Gregorio Armeno e vedremo proprio queste figure a pastore. E poi andremo a Corpo di Napoli e infine arriveremo a Piazza San Gaetano, dove ci sarà un incontro con la deputazione del tesoro di San Gennaro, con Pierluigi San Felice di Bagnoli, con il quale appunto si parlerà anche di ritualità condivise tra le regioni del sud. Vedete la bellezza comunque del nostro centro storico e l'attenzione in questo momento stanno riservando questa manifestazione. Siamo quasi a Piazza San Domenico. Intanto io vi faccio vedere anche le meraviglie del nostro centro storico, soprattutto culinario, che sono alimentari, che sono lungo via Benedetto Croce. Qua siamo sotto Palazzo Carafa della Spina. Ecco, guardate, questi sono protezione civile, noi i nostri eroi della protezione civile che vogliono essere ripresi. Ed ecco, siamo quasi a Piazza San Domenico. Peppe, allora la prossima tappa è Piazzetta Nilo. Sì, adesso facciamo un giro intorno al monumento di San Domenico, per chi ci vuole. Dopodiché ci fermeremo un attimo a Piazzetta Nilo. Perché facciamo un giro intorno al monumento di San Domenico? Spieghiamolo. Adesso fra poco noi entriamo nella città antica, che dove sta il monumento di San Domenico Maggiore, fu scoperta la porta napoletana, quella che dava ingresso alla città. Quindi noi stiamo arrivando dal mondo dei morti, attraverso, perché i morti venivano seppelliti fuori della città. Sì. Stiamo entrando nelle mura, praticamente. Stiamo entrando nelle mura dell'antica Neapolis. Esatto. Allora, come vedete, insomma, ci siamo quasi e tra pochissimo arriveremo a Piazza San Domenico. Il Peppe ci ha spiegato la ragione di questo corteo, che appunto è partito da Santa Chiara e non a caso è partito da Santa Chiara. Sapete che a Santa Chiara proprio è un Borbone, quindi era un po' un simbolo di quando la Abruzzo e la Campania erano un'unica cosa, e da là si è voluto cominciare
manifestazione. Naturalmente purtroppo a domenica c'è già il caos, già tanti ambulatori che spesso sono lì a fare spettacoli, ma noi non ci arrendiamo, andiamo avanti, perché tra poco troveremo il caos di Piazza San Domenico con musici vari, cioè tra un'unione tra tamborre, bong e zampogne, ma noi questa città accoglie tutti, tutto si può muovere in questa città. Oggi è una giornata meravigliosa, da là dietro voi non lo vedete dal cellulare, ma si vede benissimo San Martino, la collina del Povero. Intanto il nostro Ferdinando fa foto, grande Ferdinando Kaiser, che è uno dei più bravi fotografi identitari di questa città. Ed ecco, adesso ci incamminiamo magnificamente in questa piazza, sempre col nostro splendido non so che, adesso dopo ce lo faccio spiegare a Luciano Troiano che figura è questo, perché questi campanacci forse per avevano comunque un'attinenza con i morti come richiamo. Quindi giro intorno alla statua di San Domenico, perché appunto, come ha spiegato Peppe Ferroni poco fa, è l'entrata nella città, delle mura della città di Napoli. Ed ecco perché questo giro intorno a San Domenico. Proseguiremo appunto per cambiaggio dei librai, fermandosi a Piazzetta Milo, perché anche lì diciamo, ci saranno un momento di confronto. Guardate che bellezza! Grazie. Eccoli qua. Adesso allora ci incamminiamo verso Piazzetta Nilo. Piazzetta Nilo. Questa è la processione dei frati morti. È la leggenda. Peppe naturalmente spiega ancora alle persone che sono per strada cosa sta succedendo. Raggiungeremo attraverso San Biagio dei Librai, passeremo San Gregorio almeno e finiamo all'antica arcicofraternita della Sciabica. Questa leggenda racconta di frati che durante la vita non vollero pregare per una popolazione e sono condannati a ritornare durante il periodo di Natale, che è dedicato a tutto il periodo di Natale dedicato al culto dei morti, per celebrare quei riti che furono rifiutati. Da Spottore, da Chieti, arrivano gli amici dell'associazione Fonte Vecchia che ci hanno portato la loro cultura. Si sta unendo con Napoli grazie all'associazione Fantasie d'Epoca che vedete giù, quindi c'è la parte religiosa, la parte popolare, la parte nobiliare del regno delle due Sicilie che oggi rivive. Bene, bravo. Proseguiamo. Okay. Bravo Peppe. Attenzione, un po' di spazio. Allora, io due battute ve le vorrei fare con Elena Cozza, che appunto qui ha voluto esserci, ho saputo che ci ha tenuto tanto. Cosa rappresenta questo tipo di ritualità per una città come Napoli, recuperare l'identità? Napoli ha avuto sempre un ottimo rapporto con le sue, diciamo, con i suoi contorni, no? Da cui ha preso il meglio.
E ancora vivo in tutti il ricordo di quando gli zampognari che venivano o dell'Abruzzo o dell'Avellinese e qui venivano a fare la novena, che erano 9 giorni di preghiera, addirittura nelle case nobiliari. C'è, per chi la ricorda, una magnifica canzone che si chiama proprio, una canzone credo di fine del Settecento, che si chiama proprio O Zampognare Nammurate, che la dice tutto sul rapporto tra città e contado e paesi. Napoli capitale era anche questa. Noi la ringraziamo sempre per la sua sensibilità verso il centro storico e la nostra storia. E allora proseguiamo a raccontarvi questa processione molto molto bella che sta facendo tanta attenzione tra i turisti. Sarà proprio l'arrivo a Piazza San Gaetano, dove è previsto questo incontro con la deputazione del tesoro di San Gennaro e dove ci si confronterà con Pierluigi San Felice di Bagnoli, un componente molto molto noto della deputazione del tesoro, anche molto preparato, che ci racconterà anche, diciamo, la ritualità legata ai morti in partenopeo. Queste sono queste delle folla in questo momento centro storico, perché veramente stiamo entrando proprio nel cuore del centro storico. Qua è già Natale, inutile dirvelo, a Napoli è già Natale dal 2 novembre, perché questa è la tradizione partenopea, e cominciare comunque le ritualità natalizie dopo il 2 novembre, per cui questo è il primo corteo che noi al quale assistiamo, il primo evento al quale assistiamo del Natale a Napoli. E come vedete c'è tantissima gente che alzo il telefono da cui sto trasmettendo questa diretta. C'è una fiumana di gente che segue il corteo. Noi siamo davanti proprio perché vogliamo raccontare poi anche la narrazione che c'è su questa cosa, perché ormai tanto il corteo l'avete visto e forse vi piace anche vedere il centro storico. E quindi adesso a Piazzetta Nilo ci fermiamo e racconteremo che cosa significa, che cosa rappresenta proprio Piazzetta Nilo. Ci fermiamo un attimo, ci ricolleghiamo tra poco.